Ragazzi, e bentornati a un nuovo episodio di Broken Sword 2. Dunque, l'ultima volta eravamo arrivati qui alla metro, sotto al British Museum, una metro abbandonata, con la nostra Nicole. Attenzione, però, invece passa... Infatti si è spaventata, non se l'aspettava, non sa. Quindi non passa qui, che è abbandonata, ma passa per di là. Allora, distributore automatico. Era necessaria una monetina per far funzionare la macchinetta. E noi ce l'abbiamo la monetina, ci abbiamo ste quattro cose. Ma nella borsa? Non c'era niente di utile. E niente, va bene. Fessura del distributore. La scheda era vuota. Fessura per la restituzione delle monete. Era vuota. E niente. Fessura per le monete? La fessura era troppo stretta per le mie dita. Ok, però ci potrebbe essere qualcosa di utile. Ad esempio, se usi il fermaglio per i capelli, ci arriva? Spinsi il fermaglio per capelli nella fessura e ciò che vi si trovava incastrato sparì all'interno della macchina. Ok, quindi fessura per la restituzione delle monete. Tirai fuori un vecchio penny inglese. Ok, adesso possiamo prenderci qualcosa? Una vecchia barretta di cioccolato cadde nella vaschetta alla base della macchinetta. Va a capire perché sta cosa. Come un bonus speciale, il penny saltò fuori dallo sportello delle monete rifiutate. E allora sei fortunella. Tirai fuori un vecchio penny inglese. Che poi sta roba sarà andata più che a male, immagino. Presi la vecchia barretta di cioccolato. Vecchia barretta di cioccolato con una fila di ragazzi disegnati sull'etichetta. Va bene, ma possiamo prendere anche altro? Una barretta di cioccolato preistorico era più che sufficiente per me. Dice, andiamo in giro con un cibo scaduto magari in un 20. Avrebbe potuto essere un bel souvenir se non fosse stato sporco e strappato. Distributore di biglietti. Sembrava che l'ultimo biglietto fosse stato venduto parecchio tempo addietro. E beh, direi di sì, dato che mi sembra abbastanza abbandonatina la cosa. Il penny era troppo largo per entrare nella fessura. Ok, e invece se ci mettiamo il pugnale antico? La lama era troppo spessa per quella fessura. Va bene, però abbiamo sempre... Dove sta? Ah, ok, pensavo sarà impallato. Il fermaglio per capelli è anche qui? Che il mio fermaglio per capelli rimanesse incastrato in quella fessura. Va bene, quindi al momento dire di no. Traversine. Se avessi provato a scavalcare le traversine, mi sarei probabilmente rotta l'osso del collo. O peggio ancora, un tacco. No, Dio, le cose gravi della vita, il tacco rotto. Bilancia. Un fantasma? La bilancia non aveva la minima intenzione di pesarmi. Oppure sei te che non ti vuoi pesare? La data sul cartellone era precedente alla mia nascita. Mappa. Esattamente uguale a quella attuale. Armadio. Una serratura a scatto mi impediva l'accesso all'armadietto. Ma c'era un fantasma prima, non pare. Allora, proviamo così? Col coltellino. La lama del pugnale si infilò perfettamente tra lo sportello e l'intelaiatura in legno. Lo sportello cedette appena, dopodiché si incastrò. Una serratura a scatto. Crepa. Le mie dita erano troppo corte per raggiungere il fondo della crepa. Ok, però riproviamo un attimo prima così. La lama del pugnale era troppo spessa. Non ci passa, ok. Se invece riusiamo... santa madonna, ogni volta si blocca. È ripassata la metro, va bene.
Riproviamo il fermaglio per capelli. Il fermaglio per capelli era troppo grosso per infilarsi dentro la crepe. Troppo grosso per infilarsi dentro la crepa. La monetina, non sei d'accordo. La barretta di cioccolata che ormai sarà diventata solida. No. Segnale. Il cartello dell'alta tensione mi convinse a lasciar perdere le luci. E va bene. Galleria magari eviterei dato che passa la metro. Era troppo pericoloso incamminarsi lungo le rotaie. Per una volta sono d'accordo con Nicole. Che accadeva a Wile e Coyote quando ci provava. Wile e Coyote. Wile e Coyote. Allora, sta scema, quella bilancia invece. E niente, ogni volta si blocca. Cioè non è che ogni volta passa a metro da dei bloccani, colla. Quella bilancia non è d'accordo. Non è d'accordo. Ma non se c'era alcun motivo per tornare lassù. Ok, non possiamo tornare lassù. E va bene, ti do ragione anche stavolta. Attenzione, io sto dando un sacco di ragione. Qui non mi pare si illumini altro. Allora, possiamo per caso... Quello era il genere di cose che solo George avrebbe potuto fare. E quindi penso sia stata una cosa cattiva, non un complimento. E... questa cos'era? La chiave della teca del museo. Ah, ok. La chiave della teca del museo. Quello era il genere... Non avrebbe funzionato. Meglio di no. E non credo ci sia molto altro qui sotto da vedere. Attenzione, fantasma, ecco, posso parlare? Va via. Ovviamente il fantasma non aveva voglia di parlare. Probabilmente era timido. Ma è normale vedere un fantasma, giusto Nicole? Tu non ti fai i problemi. Non so che fare. Non ne ho veramente idea. Ok, pagando mi dai il peso. Infilai il penny nella fessura. L'ago arrugginito si mosse e la bilancia sputa fuori un foglietto. E non era molto convinta di quello che c'era scritto. Il peso era espresso in unità imperiali, che per me non avevano alcun significato. Sul biglietto era scritto anche il mio oroscopo. Una lite familiare volgerà a vostro vantaggio. Va bene, a che è servito avere questo pezzo di carta? Forza, Collard! Alla crepa? Boh. A quanto pare sì. Quindi è molto solido, non è moscio come pezzo di carta. Regolarmente le chiavi di casa. Un rapido movimento con il foglietto tra l'intelaiatura e lo sportello. Di solito sono scontrini morbidi, no? Invece questo quanto pare è tipo un bigliettino da visita. Pulsante. L'abbiamo fatto diventare rosso, quindi in teoria mo si dovrebbe fermare la metro. Che avrebbe potuto portarmi fuori di lì. Avrei potuto preoccuparmi di non avere il biglietto e qualora avessi raggiunto le banchine. E quindi il fantasma che cacchio serviva? Tanto per far vedere che lei e Gagliarda non si era spaventata? Boh, non ne ho idea. Questo si è fatto il mazzo. Sempre più barbuto. allora, qui non c'è assolutamente nulla, mi sembra di no. Possiamo andare qua, possiamo andare qua? Due direzioni? Vabbè, vado qua.
Allora, tutti i funghi, un botto di funghi, dei fiori. Ma mi sembra lui ignori il tutto. Che è un piccolo facocero. Sì. Cinghiale. L'espressione del cinghiale sembrava dire dimenticatelo, Stobbart. Non ci prova proprio, Stobbart. Senti, io c'ho una bella rete. Il cinghiale sembrava determinato a non lasciarmi passare. Neanche con la rete? Va bene. Vabbè. Quindi qua al momento non possiamo passare perché c'è il cinghiale, d'accordo, sono d'accordo. E non mi pare ci sia altro, quindi invece tornando indietro e passando dalla parte sopra. Vediamo di qua cosa c'è. Canne. Oh, Madonna, un manganello, non è una canna. Una canna era... era una piccola canna cava. Una piccola canna cava. Possiamo usarla come cerbottana? L'estremità della canna era troppo stretta per potervi infilare il dardo. E quando mai? Palude. Niente al mondo mi avrebbe convinto a entrare in quella palude. E se usiamo qui la rete? No, eh? Però di qua puoi passare comunque. Ok, ma sempre con calma, Giorgia, tanto non c'è fretta. La tana. Appena mi fermai per controllare la tana, il suo abitante sparì nell'oscurità. Eh beh, giustamente si è spaventato. Posso usare sempre la rete? Non me la fa usare questa rete. Ti illumino dentro casa. Una mutandina. La canna qua. L'estremità della canna era stata mozzata di netto. Pensa un po'. Pensa un po'. Non sapevo cosa c'era là dentro. Un essere selvaggio, peloso, ringhiante e dotato di enormi denti. Va bene, bella lì allora. Così possiamo fare la cerbottana. Da usare col cinghiale, immagino. Il dardo scivolò perfettamente all'interno della canna. Grandioso. Mi sentivo ben equipaggiato e decisamente pericoloso. E niente, è sempre allegro il nostro George. Quindi di qua abbiamo fatto. Qui non si può andare più in qua, non mi pare, non mi pare. Però andare su, sì. Mi perdo nella foresta. Attenzione, è cambiata la musichina. Vai di qua, sì, non c'è altro. Ah, abbiamo fatto il giro. Ok, vediamo qua invece dove, se ci riporta di qua oppure dall'altra parte. Ah, vedi che giri che stiamo a fa. Ma quindi ci puoi andare qui? Perché ha girato da qui, che qui era chiuso. Ok. Che è successo? Allora, di qua non puoi andare, puoi andare solo qui. Perché ha fatto così? Non ho capito. Mosche?
Mi sembra di essere già passato di qui, o sbaglio? Sì, sei passato dalla parte sotto, adesso sei sopra. La cima. Beh, bel posto. Iniziali. Le iniziali incise nella roccia erano FK. Frederick Ketch era stato lì. Ok, il pirata sempre, no? Buchi. Unendo i punti si otteneva un triangolo equilatero. Un triangolo equilatero. Posso mettere questo? Ok, Teodolite. Vediamo un po' che ci fa vedere. La collina sulla quale mi trovavo mi ricordava la gobba di un cammello. A quel punto dovevo vedere quello che c'era da vedere. E ci possiamo spostare in qualche modo con la visuale? Non mi pare. Allora non ho capito che me lo fa fare. Allora di qua non puoi andare, giusto? Non mi pare, no? Qua solo scendiamo e basta. Il Teodolite, i buchi. Unendo i punti. Ma il Teodolite però non mi vedi assolutamente nulla. Quindi mi fa andare via. Mi fa andare a destra e qua no. Allora, proviamo a vedere così. A una certa qualcosa vedrà George, immagino. Giriamo tutto. Penso che lo dirà lui, insomma, quando c'è qualcosa di utile, credo. Attenzione, colonna. Una colonna di pietra. Quindi no, in verità lo devo far vedere io. Ok, qua non mi pare ci sia niente, neanche qui, no. Dannazione, il tesoro di Ketch poteva essere ovunque, l'isola era piena di ottimi nascondigli. Vabbè, ma noi non perdiamo le speranze, George. Qui ancora niente, non mi pare manco qui. Mo finiamo di far il giro, non troviamo niente. Era una grotta enorme. Ogni turista negli ultimi 3 secoli doveva averla visitata. Ok, quindi forse troppo esagerata. Una piccola caverna orrenda. Non sembrava il tipico posto dove verrebbe in mente di nascondere un tesoro. Dove nasconde il tesoro Ketch? Più di qua non si può andare? Non va sopra, può tornare soltanto a sinistra, quindi ci siamo persi qualcosa. Le due grotte, quindi no. Allora, vediamo se si illumina qualcos'altro, perché pensavo all'inizio lo facessi in automatico. Questa colonna... No... Non mi pare ci sia altro, oltre sempre la colonna di prima. Una colonna di... E la colonna di pietra l'hai detta anche prima, in verità. Non mi pare ci sia niente di utile. Sembrava una grotta ideale per nascondere un tesoro, però ci sarebbe stato qualche problema in caso di alta marea. Quindi non è il posto adatto.
Più di così non va. E quindi qual è il posto, scusate? Secondo me qua. Da sti pizzi Dannazio. qua. Non so perché Dannazio. mi ispira qua. Boh, forse dobbiamo tornare dopo. Andiamo a fare quella cosa del facocero. Forse dobbiamo passare da qualche altra zona. Allora, siamo tornati dal cinghiale con molta calma. E direi che è ora di tirargli. Dove sta? Ah, ecco. Sì, l'ho capito, dai, mo usiamo questo col cinghiale. Oh. Non commenta, George, va bene. Ok, adesso possiamo passare finalmente. Quindi possiamo andare o a destra o di qua. Boh, vede qua. Rampicante. Il rampicante si staccò dalla roccia al primo tentativo. Ok, prendilo. Non so perché, ma prendilo. Il rampicante non sembrava in grado di reggere il mio peso. Roccia a forma di ago. Niente da fare. Avrei dovuto essere punto da un ragno radioattivo per avere qualche possibilità di arrivare là in cima. Quindi non riesci, però se Non usiamo vedevo nessuna buona questo. ragione per tentare di legare la rete ai rampicanti. No, eh? Però questo sì. La rete si attaccò piuttosto facilmente al rampicante e sembrava in grado di tenere. Ok. E allora con cosa la devi usare? Perché me la fai prendere in mano? Me la fai prendere qua in mano, ok? Rampicante con rete, roccia a forma di ago. Ma non c'è nient'altro, assolutamente. Però non me la fai mettere qua. Non ho capito allora. Rampicante con rete, ci possiamo mettere qualcos'altro? No, fermate, Giorgio, ando cacchio, va. Oddio, perché sto facendo tutto Grandioso! questo? Ero riuscito a creare una specie di segnale rampicante da pesca. Talvolta il mio genio creativo mi spaventa. Va bene, io lo faccio, mi fido di George, ma non so perché lo sto facendo. Adesso lo tiri? Abbiamo messo un segnale Ero brillantemente luminoso. riuscito nell'intento di posizionare il segnale vicino all'estremità superiore della roccia, con una Ok. soluzione degna di un genio della fisica. Sì, però tira da de meno. Forse poi lo vediamo da lontano? Non so perché tutto questo. Va bene, comunque non riesce ad arrampicarti. Ok, senti, invece andando verso di qua, che ci sta? Non so perché dovremmo mettere il segnale luminoso da qui per vederlo da lontano. Però mi fido, va bene. A forma di ago, forse è tipo una bussola. Quindi si poteva passare da qui? E mo non mi ci fai tornare indietro, perché?
Perché non mi ci fai tornare indietro adesso, scusami? Non so, a volte rimango perplessa. Non ho capito perché non mi ci fai tornare indietro. Vabbè, proviamo a vedere se adesso arriva il segnale di là. Non lo so, a volte rimango veramente perplessa. Allora, siamo di nuovo qua, dopo sempre la passeggiatina con molta calma di George. A questo punto vediamo se riusciamo a vedere il segnale luminoso. Se serve a questo. E perché, boh. Quindi dovrebbero essere delle colonne. O è dove ho detto io all'inizio che mi ispirava, oppure c'era una colonna, una certa, per conto suo, tipo questa. Fermate. E niente, ho cliccato troppo, ma non Una credo sia colonna di... questa. No, infatti deve essere un po' più infrattata nella foresta. Dannazione, il tesoro di Ke... E qua era dove dicevo io, praticamente. Attenzione, era qui. E Era il segnale che avevo fissato sullo a che spuntone di roccia. serve? Era il segnale... Riuscivo a vedere il segnale che avevo fissato alla roccia nella foresta. E perfettamente in linea con esso la roccia che stavo cercando. Sì. E da cosa hai capito che da questo segnale quindi era quella la roccia? Io non ho capito. Procedere seriamente impegnativo. Iniziavo a pensare di aver fatto mai investire in attrezzi avventurieri come funi, rompini, roba del genere. Vabbè, quindi adesso tu hai trovato quella. E cos'è cambiato? Sai che devi andare a quella roccia lì? Io, boh. Vabbè, mo torniamo indietro sempre con molta calma. Allora, stiamo di nuovo dove c'era il facocero. Se invece noi andassimo di qua perché non l'abbiamo visto, vediamo cosa c'è. O se da qui si arriva dove lui ha visto quel punto lì. Vabbè. In teoria il tesoro del capitano Ketch dovrebbe stare da quelle parti. Ah, ok, siamo spuntati da di qua. Mo, onestamente, io darei una salvata perché non mi va di rifare assolutamente tutto il giro. Se io passo da qui, dove mi porti? Mi porti dove stava il capitano Ketch là? Ma hai riportato qui. Non mi porti dove stava il capitano Ketch? Allora, che cacchio è servito tutto questo? Allora, siamo di nuovo qua sopra. Abbiamo visto lì. Ah, mo scendi da qua. Vabbè, ma allora scusami, non potevi dire. Ah, va bene, ho visto il punto. Scendiamo da qua o fallo in automatico, che ne so. Sto abbastanza impazzendo, in questo pezzo della foresta. Mentre George si appresta a tornare al villaggio dello sciamano, Nico si trova sotto il Tower Bridge di Londra. Ah, vedi? La cassa. Cassa era sigillata e troppo pesante per essere spostata. Va bene, non ti devi far beccare, ma la per caso la Quello puoi era il aprire? genio. No, queste cose che fa George. Quello era il genio. Va bene, adesso lei, lui non vede, in teoria passi. Dovrebbe molto rapidamente, ma in verità lei fa con molta calma. Ammazza, come si è allungata. La scopa la riesce a prendere da lì? No, fa il giro. E risa. Ah no, ok. La tiene in mano la scopa. Ok, La guardia poteva insospettire. no, la guardia si insospettisce. E niente, mo mi vede. Ah! Si può morire, attenzione!
Non me l'aspettavo, colpo di scena. Continua, mi fai continuare da qui, sì? Ok, vabbè, non me devo far beccare. Perché sennò perdiamo Nicole, che ripeto, non è sta grave perdita, onestamente, eh? Però va bene. Oblò. Porta. Porta, scala, scopa. Guardia. Pablo. Contro la guardia e niente. Ok, quindi questo episodio si sta facendo sempre più complicato. E la mia pazienza, come al solito, sta iniziando a finire. Allora, aspetta, falla ripassare, va, perché Nicole con i suoi tacchetti non è molto rapida. Passerella pure si illumina. Non l'avevo vista. Questo riesce ad aprirlo per caso, Nicole? Entro oggi, magari? Ti degni? Ok, aperto, sali, sbrigati. Madonna mia, la lentezza di sta donna. Te meriti di morire, sei troppo lenta. Aiuto. Allora, aspettiamo che rifà il giro, perché con la lentezza lei ci mette 5 minuti ad alzarsi, praticamente. Apriamo qui. Allora, sali. Io, vabbè, basta. Vabbè, ho capito, devi prima salire sulle scale, perché questi, come è molto lenta, bisogna fare una cosa alla volta, perché non è che riesce a velocizzarsi, poverina, troppa fatica. Allora torna in questa cavolo di scatola. Non mi aspettavo si morisse, onestamente, a Broken Sword. Quindi sono rimasta un po' così. Allora, levate. E noi saliamo la scala. Dai, Nicole, su, Madonna Santa. Sta lì da Pablo, dai. Hop, hop. Ok, siamo saliti. Adesso si riappiattisce lì. Appena sto deficiente si leva. Vai, apri la porta. Adesso risali sulla scala. Adesso questo entrerà qua dentro e noi chiuderemo la porta e ci metteremo la scopa per chiuderti dentro, immagino. Ok. La scopa sull'armadio. Preso. A posto, questa è fatta. Adesso oblò. Ma quella dannata Colar era lì. A quest'ora sapranno che ero io. Ah, dannata. Lei ha la pietra, no? Quella giusta, intendo. Non è forse così? Certamente. È la pietra del giaguaro, senza ombra di dubbio. Eccola qua.
sto rubone. Karzak, la prego. La polizia sarà già sulle mie tracce. Lei deve aiutarmi a lasciare il paese. E smetta di piagnucolare, Ubie. Ha una vaga idea del significato di questa pietra. Pensavo che le servisse soltanto per spaventare gli indigeni. Stupido! Ho intenzione di gettare questa pietra nel mare. Ma perché? È un pezzo unico. Esattamente. Quando sarà sparita, il piano architettato dai sacerdoti Maya per distruggere Tezcatlipoca non avrà più alcuna possibilità di successo. Le posso assicurare che il Tezcatlipoca è soltanto una figura mitologica. Lei ha una mente così limitata. Tezcatlipoca esiste davvero. Colpo di scena. L'ho visto nei miei sogni. Abbiamo discusso insieme dei suoi progetti per questo mondo. Abbiamo parlato anche del suo ruolo, professore. Il mio ruolo? Mi disse che lei ci sarebbe stato utile. Mi suggerì anche di indebolire il suo spirito ricorrendo all'uso di droghe. Mia moglie è morta. Lei lo sa benissimo. Lei era tutto per me. Era il mio mondo, la mia... E adesso non ho più bisogno di lei. Invocò il suo nome prima di morire, sa? Cosa? Di cosa sto parlando? E poi la colpa dell'omicidio ricadde su di lei. Tutto è funzionato alla perfezione. Lei è stato lei, maledetto bastardo. Lei è un mostro. Per l'amor di Dio, Karzak! A quale Dio vuole affidare la sua anima? Attenzione, omicidio così. E niente. Oddio. Ma sei rincoglionito? Ma ha fatto a non vedere Nicole, capisco che è magra. Grazie della pietra. Il suo corpo senza essere certa che fosse realmente morto. Ma sì che è morto. Ubiese è morto? Non c'era alcun segno di vita, ma volevo accertarmi che non ci fosse realmente più nulla da fare per Ubie. Dai, non fa finta che sei brava e ti interessa di qualcuno. Piasta pietra e basta. Avremmo avuto bisogno della pietra per ostacolare i piani di Karzak. Ero certa che Ubie avrebbe approvato. E beh, dopo che gli ha ammazzato la moglie, ha ammazzato pure a lui. Grazie, Ubie. Era la pietra del giaguaro. Oh oh. Oddio, si rimuore. Sarà morta nel giro di pochi secondi. Devo fermare con qualsiasi mezzo. Un calcio nei coglioni, Nicole. Come lo ammazzo? Qual è il qualsiasi mezzo? E niente, m'ha ammazzato. E niente, qua si muore come niente. Se stiamo a giocare a Nicole. Allora, noi ci abbiamo un pugnale, direi che forse questa è la soluzione giusta. Ah, dolore. Attenzione, sta diventando violento questo gioco. Corri, scappa. Apertosi un varco nella giungla, Giorgio raggiunge la spiaggia sottostante la colonna di roccia. In quel momento, pirati. Pirati. Cioè, di tutto. Ero sul punto di andarmene quando... Daia! Ah, un film? Chi diavolo sei? Posso spiegare tutto. Lascia perdere. Sono desolato, non mi ero reso conto che steste girando un film. Chi sei, dunque? Stobart, George Stobart, con 2B e 2T. È tutto a posto, Hawks. Non era nell'inquadratura. Hawks. Quello doveva essere Carlton Hawks, l'ultimo enfant terrible di Tinseltown. Di lui avevo letto, il ragazzo della porta accanto fa grandi progressi.
Era bello constatare come fosse ancora possibile riuscire a diventare un regista armati solo di una conoscenza enciclopedica acquisita per corrispondenza. Stai fuori dai piedi, surfista. Di te mi occuperò più tardi. Surfista. Allora, parliamo col regista, va? Come si intitola il film? Stai cercando di fare lo spiritoso? No. Si intitola L'isola del tesoro. È l'unico libro che ho letto due volte. Non mi ricordo nessuna ragazza nell'isola del tesoro. Qui vige la dura legge del botteghino. Alla gente già piacciono queste un cose. Un po' de coscia ci vuole, sennò chi ci va al e cinema? Quali altri cambiamenti hai apportato alla storia? Soltanto qualche piccolo dettaglio. Non avrei mica cancellato il personaggio di Long John Silver. Vuoi verificare la mia integrità come artista? Certo che Silver fa ancora parte della trama. Non abbiamo eliminato neppure il capitano Flint. Il suo pappagallo. Il suo falcone addestrato, per la precisione. Perché pensi che più sia cieco? Beh, se togli Silver non ha proprio senso farlo. Se non sbaglio mi hai detto di aver cambiato il finale, vero? Esatto. Come dico sempre in questi frangenti, il vecchio Robbie Stevenson ne sarebbe andato pazzo. Riescono a trovare il tesoro? Sì, ma questo succede più tardi, dopo che sono riusciti a salvarsi dall'eruzione del vulcano. Un vulcano? Certo, il Krakatoa. Spendono miliardi per girare un film e nessuno si preoccupa di comprare un atlante. Chi interpreta la parte di Jim Hawkins? Aiko McEwan. Non dirmi che non hai mai sentito parlare di lui. Non mi capita spesso di andare al cinema. Aiko è il ragazzino emergente più gettonato di Hollywood. È per questo che abbiamo una scaletta così rigida. Dobbiamo finire le riprese prima che superi la pubertà. Chi è la protagonista? Non la riconosci? È Sharon Kowalski. Ah, beh, sì. Ah, allora. Giusto. Non l'avevo mai sentita. Manco io. Sai come viene chiamato questo posto dagli abitanti del luogo? No, ma suppongo che tu sia impaziente di dirmelo. Isola degli zombie. Zombie? Un lume di follia apparve improvvisamente nei suoi occhi. Mandatemi qui gli autori, voglio tutti i truccatori. Prima di sera voglio avere dei pirati zombie. Ma che... No, che brutta idea. Perché? Non c'era niente. Vabbè, siamo riusciti a rovinare ancora di più il film. Uomo. Salve, sono George Stobart. Il mio vero nome è Harris, ma la maggior parte della gente mi chiama Flash. Tu sei il cameraman, giusto? È abbastanza. Giusto. Perché tutti ti chiamano Flash? Prima di fare questo lavoro eri un fotografo? No. Decisi di lasciar cadere l'argomento. Non avevo altro da chiedere al cameraman. E invece questo imbusto qua? Sto maccione? Salve, George Stobart. Ciao, amico. Sei inglese, vero? Accidenti, non ti sfugge proprio nulla. Bert Savage. Hai visto cosa ci ha portato il fornitore oggi? Ciambelle e frittelle. Chi è? Disgustoso. È un miglioramento rispetto a ieri. Le ciambelle sono rafferme, ma le frittelle sono dannatamente squisite. Da quanto tempo fai parte del mondo del cinema? Parecchi anni, amico. Davvero parecchi anni. Prima ero nell'esercito. Poi pensai, se proprio ti va di rischiare l'osso del collo tutti i santi giorni, perché non cerchi almeno di guadagnarci qualcosa? E così hai deciso di diventare uno stuntman? No, certo che no. Prima mi sono dovuto allenare. Quindi la sua lo stuntman di questo. Mazza, non è che sono proprio uguali fisicamente. Che allenamento deve fare uno stuntman? Come prima cosa mi hanno detto di stare in mezzo alla strada. Dopodiché mi hanno investito. Mi sono venuti addosso con la macchina. Non ci potevo credere. Ma prima ancora di realizzare che non sarebbe finita lì, mi ritrovai sul cofano della macchina e subito dopo scaraventato dalla parte opposta. Poi mi buttarono giù da una scalinata e alla fine mi diedero una testata. Però sei ancora vivo. Complimenti. Hai mai lavorato con Carol Climax? La sporca scoiattolina. Una maledetta prima donna, sporca amico. Sporca scoiattolina. Ho sentito dire che era bellissima. Convinto tu? Per me era solo snob. Ordinava questo, pretendeva quest'altro. Hai mai incontrato Bertrand Hubier? Incontrato no, però adesso l'ho visto non lo puoi qualche più incontrare. Volta. Non apprezzava il fatto che sua moglie facesse dei film. Pensi che sia stato Hubier a uccidere sua moglie? Non mi stupirei. Non erano poche le persone che la volevano vedere morta. Pensavo che il pubblico l'amasse. Sì, ma chi la conosceva vedeva anche il suo lato nascosto. Hai mai visto qualcosa del genere prima?
Cosa diavolo è, amico? Un'ascia di pietra? No, è soltanto una pietra levigata. Carina, veramente carina. Se la lucidi un po', forse riuscirai a ricavarne qualche scellino. E non ho capito perché dobbiamo far vedere il rossetto a lui. Cosa ne pensi di questo rossetto? Oh, carino, veramente grazioso. Lo pensi davvero? Ero sarcastico, mi fa schifo quell'affare. Addirittura schifo, cioè più che altro potresti non avere un'opinione al riguardo, insomma. Senti, parliamo con la star Sharon. Ehi là, sono George Stobart. Ciao, bello. Sei davvero carino. Mi piacerebbe che ci fossi tu nei panni del protagonista, invece di quel mocciosetto. Mi spiace, ma non so recitare. E allora? Scommetto che a baciare sei un asso. E niente, questa sta ingrifata. Non riuscivo a credere che stessi avendo una conversazione del genere con una vera stella del cinema. E che effetto fa dividere la scena con un attore che potrebbe avere l'età di tuo figlio? Cosa diavolo vorresti dire? Sì, è stata dalla vecchia. Cosa pensi dell'adattamento cinematografico che Hawk ha fatto di L'Isola del Tesoro? Penso che vada bene. Non ho mai visto la versione originale. L'originale è un libro, uno dei miei preferiti. Davvero? Mi hanno già fatto un libro? Mamma mia. Che ignoranza, veramente. Qual è la tua parte? La piratessa Babes, la spietata e passionale donna corsara. È una parte grandiosa. Devo passare il tempo a baciare e a prendere a calci i vari fondoschiena. Ti piacciono i miei stivali? Ma perché dopo vedere queste cose? Ti piace questo rossetto? Davvero grazioso, George. Ma preferisco il rosso scarlatto. Che mutandina questa. Cosa ne pensi di queste? Sono veramente disgustose. Non hai idea della quantità di punti che hai appena guadagnato nella mia considerazione. Dai un'occhiata a questo antico manufatto Maya. È soltanto un bel pezzo di pietra con su inciso un disegno. In un certo senso hai ragione. Non ti è per caso capitato di vedere da qualche parte qualcosa di simile? No. Ma che ha visto questo? Ho trovato questa canna in una palude dall'altra parte dell'isola. Oh, davvero? Sì, e l'ho usata per scagliare un dardo avvelenato contro un cinghiale. È stata una situazione reale, non solo la scena di un film. Capisco. Aveva qualche piccola difficoltà a distinguere la vita reale da un film. Beh, non è molto sveglia, poverina. Vediamo il ragazzino, va? Salve, io sono George Stobart. Oh yeah, Haiku McEwan. Stai interpretando la parte di Jim Hawkins, vero? Jimbo! Hawks Jimbo. Ha deciso di cambiargli il nome, capisci? Jimbo Hawkins, capisco. Anche al Pianeta del Tesoro lo chiama Jimbo Silver. Bellissimo. Ti chiami davvero Haiku? Sì, è stata un'idea di mia madre, ok? Quando sono nato ero così piccolo e perfetto che le ricordavo un poema giapponese. Avrebbe potuto andarti peggio. Pensa se ti avesse chiamato Limerick. Quello è il mio secondo nome. Hai sempre desiderato fare l'attore? Non chiamerei quello che faccio recitare. No? Non sei il solo. E più che altro, come se io fossi la voce della mia generazione. Addirittura. Quello che dico, lo dico per i ragazzi che sono per strada. Indovina chi imito. Sono un poveraccio e non andrò mai da nessuna parte. Cosa stai dicendo? Stobart, togliti dall'inquadratura. Tutti al proprio posto. Dopo ti faccio un disegnino e te lo spiego. Va bene, Haiku? No, scusami, volevo finire di parlare con questo genio. Haiku, baby, sei pronto? Baby. Ok. Che scena è questa? Sei stato catturato dalla compagna di Silver, la piratessa Babes, che si innamora di te. Il rumore che sentite è Robert Silver c'ha la compagna che si rigira nella tomba. Ok, gente, pagina 76, primo capoverso, Sharon. Dov'è finito il mio discorso? È stato tagliato. Siete tutti pronti? Tutto a posto. Silenzio sul set. Ok, voglio qualcosa di magico. Ma per favore. Azione! Perché non lasci perdere il vecchio Squire e la sua banda di perditempo?
Non vedi che siamo fatti l'uno per l'altra? Lo so, ma Squire Trelawney mi ha salvato la vita, Capitano Babes. Se non fosse stato per lui, quella piovra gigante mi avrebbe fatto a brandelli. Ma adesso lui pensa che tu sia un traditore. Ti ha chiuso fuori dal recinto, Jimbo. Quel muro con le punte alto 6 metri potrà tenere lontano gli uomini di Silver, ma non riuscirà di certo a fermare me. Ah, Jimbo. Mamma mia, che recitazione di un certo livello, i brividi. Splendido sospiro, Sharon. Per forza, sono una professionista. Mi ricorda Corinna, cagna maledetta proprio. Hai ripreso il sospiro, Flash? Certo, boss. Avremmo dovuto girare questo film in 3D. Infatti lui è un po' Stannis, se ci fate caso. Sei stato grande. Adesso giriamo la scena con lo stuntman. Vai pure a sgranocchiare qualcosa. Savage, sul set, dannazione! Sì, non li scambi proprio, sono uguali. Sono veramente identici. Va bene ragazzi, dai, dopo questa scena emozionante ci fermiamo qui. Mi raccomando, voi come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Vi aspetto anche su Telegram. E al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao!